Benvenuti al nostro appuntamento per una nuova tappa del nostro viaggio nel cosmo. Questa sera la nostra astronave ci porterà in giro nell'universo alla ricerca dei cosiddetti mostri del cielo, cioè di quei fenomeni strani e violenti che avvengono nelle profondità del cosmo. Stelle Campiro, stelle di neutroni, supernove, quasar, buchi neri. Parleremo naturalmente anche del Big Bang, dello spazio-tempo, eccetera. Lo faremo in compagnia del nostro pubblico, degli ospiti che vi presenterò più tardi. Vorrei fare una piccola precisazione però per cominciare. Gli oggetti che vedremo questa sera non sono mai stati ben osservati da vicino perché sono molto lontani e quindi le ricostruzioni che abbiamo fatto si basano sui dati disponibili. In certi casi abbiamo dovuto ricorrere a delle animazioni, col computer, con la grafica, o abbiamo a volte anche dovuto accelerare i movimenti per spiegare meglio la loro evoluzione. L'obiettivo però era sempre quello di ricostruire, in modo per quanto possibile fedele, questi oggetti, perlomeno i loro concetti e nella loro struttura. Bene, detto questo, saliamo a bordo della nostra astronave per questo viaggio tra i mostri del cielo. Vedrete che sarà un viaggio pieno di sorprese. Via con la sigla. Di stasera sarà dedicata a quelli che sono stati definiti i mostri dello spazio, cioè degli astri dalle caratteristiche così sorprendenti da essere veramente diversi da tutto quello che si osserva nel cosmo. In realtà il termine mostri è improprio perché si tratta di fenomeni, di oggetti perfettamente naturali che in certi casi anzi sono la regola più che l'eccezione nel cosmo, ma sono stati scoperti solo in tempi recentissimi, grazie a dei radiotelescopi molto potenti e anche delle osservazioni indirette. Una piccola avvertenza: questa puntata tratta argomenti abbastanza complessi, ma cercheremo di essere il più chiari possibile. Però, anche se qualcosa dovesse comunque sfuggirvi, non ha importanza perché è il quadro d'insieme che conta. Infatti, attraverso questi esempi di oggetti strani, di fenomeni violenti, sarà possibile avere un'idea di come funziona questa enorme macchina che ci circonda. Per prima cosa ci collegheremo con la nostra astronave che anche stasera viaggerà nel cosmo, anzi si sposterà moltissimo da una parte all'altra dell'universo per osservare e riprendere questi vari mostri del cielo. Allora, come va lì a bordo? Buonasera, tutto bene? Cominciamo però a sentire un po' la potenza della Terra, soprattutto della terraferma, perché galleggiare come un palloncino va bene per un po', poi diventa meno Certo, è divertente. proprio questo il problema degli astronauti per le lunghe permanenze nello spazio, a parte quello di dover acchiappare le pelli. Problemi fisici? Esattamente, ci sono problemi fisici e anche psicologici non indifferenti, credo che avremo modo in futuro di affrontare questo argomento. Grazie.
Vedo comunque che vi state anche un po' divertendo. Dove vi trovate ora? Siamo nella Via Lattea e in un braccio della nostra galassia, in mezzo a una miriade di stelle. E vorrei subito farti vedere questo primo piccolo mostro. Si tratta di una stella vampiro. Esattamente cosa fa questa stella vampiro? Beh, viene chiamata così perché succhia materia da un'altra stella. Si intravede un getto di materia che appunto sta uscendo dalla stella di sinistra a causa dell'attrazione gravitazionale della stella di destra, che è molto più grande e densa. Ora ti faccio vedere sul nostro computer di bordo cosa succede esattamente, come agisce questa stella Dracula, ricostruita naturalmente accelerando il tempo. Ecco, come vedi si tratta di un sistema composto da due stelle che ruotano una intorno all'altra come due danzatrici. È quello che viene chiamato un sistema binario. È un fenomeno molto diffuso nell'universo, non è un'eccezione. È un po' l'equivalente della nascita del cosmo di due fratelli gemelli. Ogni tanto succede. Esatto. E anche questi due gemelli stellari sono nati dallo stesso ovulo, per così dire, cioè dalla stessa nube di gas. A volte i gemelli sono anche tre, quattro, anche più. Nella maggior parte dei casi, però, le stelle gemelle sono a una distanza di sicurezza. Ma in questo caso no. E così una delle due è diventata vampiro. Sì, infatti due sono molto vicine e una delle due è più grande, più densa, succede che questa per attrazione comincia a risucchiare materia dall'altra. Ma ci sono altri mostri del cielo molto più impressionanti di questi. Quali stelle? Sono le stelle supernove collassate, dove la materia, come tu dicevi, pesa migliaia di tonnellate al millimetro cubo. Vale a dire stelle di neutroni. Esattamente. Se vuoi, possiamo andare a vedere direttamente una di queste stelle. E sarà uno spettacolo notevole. Bisogna dire che l'universo, anche se dal nostro angolino terrestre noi non ce ne accorgiamo, è pieno di avvenimenti violenti, in particolare è pieno di esplosioni atomiche di dimensioni inimmaginabili. In confronto tutte le nostre testate nucleari messe insieme appaiono come un giocattolino di Babbo Natale. La cosa incredibile è che è proprio grazie alle esplosioni di certe stelle, le supernove, che è nata la materia di cui siamo fatti. Gli atomi dei nostri occhi, della pelle, del nostro cervello, come pure quelli degli animali, degli alberi o delle rocce, sono infatti stati creati proprio molto tempo fa all'interno di queste grandi stelle. Noi cercheremo di raccontare nel modo più semplice questa storia straordinaria che merita due minuti di attenzione. Sentiamo. Le supernove nella loro fase iniziale sono stelle normali, come il Sole, ma molto più grandi. La loro massa è almeno il triplo del Sole, ma può essere anche 10-20 volte più grande. All'interno di queste stelle, a causa delle loro immense dimensioni, la pressione aumenta enormemente e la temperatura sale non solo fino a 10 milioni di gradi, come avviene nel Sole, ma fino a 100 milioni di gradi. E a questa temperatura fonde non soltanto l'idrogeno, ma anche l'elio, e si formano così atomi più pesanti, carbonio, ossigeno, azoto, magnesio, silicio, calcio, eccetera. Quando comincia a produrre elementi ancora più pesanti, come il ferro, si crea uno squilibrio. La stella allora crolla su se stessa e la temperatura sale in modo straordinario. Come in una pentola a pressione che non tiene più, il coperchio allora salta via e la liberazione improvvisa di energia fa volare dappertutto una grande quantità di atomi pesanti appena formati. Grazie a quest'ultimo flash di energia si formano gli elementi più pesanti del ferro come il piombo, l'oro, l'uranio. Tutti questi vari atomi pesanti finiscono per ritrovarsi in altre nebulose
e partecipano alla formazione di altri corpi celesti, in particolare dei pianeti. È così che dai cocci di quelle esplosioni stellari è nato il Sistema Solare e ha preso origine la nostra Terra. L'esplosione di una supernova è un fenomeno raramente osservabile nel nostro angolo di galassia. A occhio nudo è stato osservato, per quanto ne sappiamo, solo nel 1054 da astronomi cinesi che lo hanno descritto nelle loro annotazioni. E poi nel 1572 da Tycho Brahe e nel 1604 da Keplero. Ma queste stelle superluminose e splendenti come 10 miliardi di soli sono certamente apparse molte volte in passato sulla Terra, in epoche e in luoghi in cui non c'erano ancora astronomi a scrutare il cielo. È stata trovata in proposito una intrigante testimonianza in un graffito rupestre. Mi trovo in una città che è stata abbandonata da secoli. Sono qui a Chaco Canyon, nel New Mexico. E proprio qui, in questi canyon, circa 1000 anni fa, è sorto un complesso sistema di città degli indiani Anasazi. E questo è il più grande di questi complessi fino ad oggi scoperto. Gli indiani Anasazi ci hanno lasciato moltissime testimonianze della loro vita quotidiana, come vasellame, oggetti di uso comune, e interi villaggi come questo, eppure rimangono ancora un popolo mal conosciuto. E cosa si può capire da tutti questi ritrovamenti sulla loro vita? Beh, dovevano avere una struttura sociale abbastanza complessa, lo si capisce da centri come questo. Qui c'erano addirittura 4 livelli abitabili, con centinaia di persone. Questi ambienti circolari dovevano essere utilizzati per delle riunioni collettive, e questo in particolare è così grande da sembrare quasi un mini parlamento. In queste comunità primitive esistevano anche dei sacerdoti che tenevano sotto costante controllo molti dei fenomeni naturali, come l'alternarsi delle stagioni o i cicli del sole e della luna. E c'erano dei punti di osservazione lungo tutto il canyon, e proprio sotto uno di questi punti di osservazione è stata fatta una scoperta molto importante. Eccoci. Ecco, allora su questa parete, sotto questa specie di riparo naturale, si vede un petroglifo, come si dice, cioè un graffito. La roccia è stata scavata e qui si vede una figura umana con delle mani molto grandi e delle dita molto lunghe. Ed ecco le figure più importanti. Non sono state scavate nella roccia viva, ma dipinte con dell'ocra rossa e si trovano a più di 6 metri sopra di noi. Ecco, si può vedere una mano, una mezzaluna, è qualcosa che ricorda una fonte di luce molto luminosa, quasi un sole. Ecco, molti ritengono che questa pittura rappresenti una supernova, e più esattamente la supernova che è comparsa quasi 1000 anni fa nella costellazione del Toro e che ha prodotto quella che oggi chiamiamo la nebulosa del Granchio. E forse su questa parete è rappresentata, per così dire, una fotografia di una notte di allora, con una luna crescente e accanto il bagliore di una supernova. Ma vediamo ora i nostri astronauti nello spazio, dove si trovano. Siete arrivati in prossimità della supernova ora? Sì, siamo nella nebulosa del Granchio e stiamo osservando proprio la supernova esplosa quasi 1000 anni fa, quella osservata dagli astronomi cinesi. Nel frattempo naturalmente è molto cambiata, non è più splendente come 400 milioni di soli, è diventata un piccolo puntino poco luminoso, ma densissimo. Cosa le è successo? Beh, è la fine che fanno tutte le supernove. Dopo la fase esplosiva, che dura qualche settimana, subiscono un brusco collasso. È come un ombrello che si chiude. Tutta la materia che prima era tenuta in equilibrio crolla verso il centro. Cioè è una stella supercompressa, un po' come quelle auto che vengono ridotte a un piccolo cubo dalla spascia carrozze. Sì, effettivamente è un po' così, soltanto che qui la materia è stata schiacciata in un modo davvero inimmaginabile. Vorrei farti vedere quanto era grande all'inizio questa stella. Ecco, per darti meglio l'idea delle proporzioni, questa è la Terra, la supernova inizialmente era più grande del Sole, diciamo grosso modo così, tieni bene a mente queste dimensioni. Ed ecco ora come si è ridotta, un puntino quasi invisibile.
Quello che è successo è che la pressione interna dovuta al collasso è stata così grande da schiacciare addirittura gli atomi. Senti, potete avvicinarvi di più a questa strana stella per osservarla da vicino? Beh, certo, se vuoi ci possiamo spingere fino al limite di sicurezza, perché emette una quantità immensa di radiazioni e ha anche una fortissima attrazione gravitazionale, quindi bisogna stare molto attenti. Va bene, spingetevi fin dove potete. Ci vediamo tra poco. Ecco, questo è un fenomeno estremamente interessante che ci consente di capire cosa succede alla materia in situazioni estreme come questa. Tutta l'architettura interna, infatti, crolla e gli atomi vengono, per così dire, ridotti in poltiglia. Abbiamo un'animazione per spiegare meglio cosa succede all'interno degli atomi. Ecco, questo schematicamente è un atomo, un'immagine che si è vista tante volte nelle animazioni. Un nucleo intorno al quale ruotano degli elettroni. In realtà le cose non stanno proprio così. Intanto perché naturalmente gli elettroni girano molto più rapidamente. Pensate che compiono miliardi di giri al secondo attorno al nucleo. Una velocità pazzesca. Ma soprattutto perché girano su orbite molto più alte. Basta un esempio per rendersene conto. Se il nucleo dell'atomo fosse grande come un pallone di calcio, gli elettroni orbiterebbero a qualche chilometro, cioè in proporzione a una distanza immensa. Questo vuol dire che tra il nucleo e gli elettroni ci sono enormi spazi vuoti. In pratica, dentro lo spazio occupato da un atomo c'è pochissima materia, è quasi tutto vuoto. E questo spiega quello che succede in una supernova, per esempio. Cioè, durante il collasso, la pressione è così forte da demolire gli atomi. Gli elettroni, per così dire, vengono schiacciati e si annullano con i protoni. La supernova diventa così una minuscola stella di neutroni, come abbiamo visto. Praticamente la quantità di materia è rimasta sempre la stessa, ma è ora super densa, al punto che un millimetro cubo di questa stella peserebbe sulla Terra oltre 100.000 tonnellate, un vero mostro del cielo. Quindi qualunque cosa atterrasse su una stella di neutroni sarebbe completamente schiacciata, un uomo o anche una montagna. Il Monte Everest, per esempio, si ridurrebbe a soli 2 centimetri d'altezza. Quanto a un uomo, a quella pressione diventerebbe un granello di materia così piccolo da essere invisibile. Ecco, io nel frattempo vorrei precisare che l'oggetto che stiamo per vedere è fatto dunque di materia che non esiste sulla Terra e non potrà mai esistere, perché, come abbiamo visto, gli atomi sono stati smembrati. Questo stato della materia supercompressa genera radiazioni così intense che anche le telecomunicazioni diventano molto difficili. E infatti qui sul nostro monitor l'immagine è ora molto disturbata. Sì, perché qui c'è un'emissione intensissima di radiazioni di ogni tipo, alcune micidiali, che disturbano anche le trasmissioni radio. Proprio per proteggerci da queste radiazioni ci stiamo ora nascondendo dietro un piccolo asteroide che abbiamo incontrato lungo la nostra orbita. Qui dietro siamo più al sicuro. Ora alzeremo una telecamera, un po' come un periscopio, per osservare la stella di neutroni. Tra poco dovremmo vedere apparire il mostro, cioè la stella di neutroni. Ci siamo, eccola qui, a una distanza molto ravvicinata. Più di così non ci possiamo accostare. Si direbbe che giri come una trottola. Infatti ha una rotazione velocissima, gira su se stessa 30 volte al secondo. E come mai gira così in fretta? Beh, qualcuno ha usato una bella immagine per spiegarlo. È come una pattinatrice che, chiudendo le braccia, gira più in fretta. In altre parole, poiché in questa stella il diametro è diminuito, la sua velocità di rotazione è aumentata moltissimo. Si sente come una pulsazione mentre gira. Esatto, è come un lampo radio emesso a ogni rotazione. Per questa ragione una stella di questo tipo si chiama pulsar. Ecco, vedi qui il segnale sul nostro strumento.
Quando questo segnale fu ascoltato per la prima volta, nel 1967, si pensò che potesse provenire da una sorgente non naturale. Cioè che fosse un segnale degli extraterrestri. Esatto, ma si capì subito che le cose stavano diversamente. Del resto, da allora si sono scoperte molte centinaia di pulsar nell'universo e tutte emettono segnali. Si direbbe che ora il segnale stia diventando più forte. Sì, perché l'asteroide che ci serve da scudo continua a avvicinarsi alla stella di neutroni, attirato dalla sua gravità, e sta scendendo di orbita in orbita sempre più rapidamente. Quindi finirà per precipitare sulla sua superficie. Sì, e sarà uno schianto molto violento, per questo non possiamo restare qui in eterno. Va bene, ho capito, quindi è meglio che cambiate aria. È così. Ci vediamo dopo, ho un altro mostro da farti vedere. Va bene, ma c'è qualcos'altro che popola gli spazi interstellari e che noi non vediamo. Sono i neutrini. I neutrini sono uno dei veri misteri dell'astrofisica attuale. Sono delle particelle invisibili, imprendibili, dotate di capacità stupefacenti. Sono dei minuscoli mostri a modo loro, così numerosi da costituire forse una parte molto consistente del cosmo. Vediamo questa scheda. Un'immensa quantità di neutrini viaggia per l'universo. Ogni centimetro quadrato della nostra pelle è colpito da 40 miliardi di neutrini al secondo, in gran parte provenienti dal Sole. Per i neutrini siamo completamente trasparenti. Queste particelle possono infatti attraversare un intero pianeta senza essere assorbiti. Ma allora come sono stati scoperti i neutrini? Come è noto, il nucleo dell'atomo è formato da protoni e neutroni. Nel nucleo i neutroni sono stabili. Ma se isoliamo un neutrone in media dopo un quarto d'ora, vedremo che si disintegra dando origine a un protone e a un elettrone. Nella trasformazione però sembra che scompaia un po' d'energia. Poiché in natura nulla si crea e nulla si distrugge, la scomparsa di questa energia non convinceva i fisici. Per risolvere il problema, nel 1930 Wolfgang Pauli immaginò che l'energia mancante all'appello fosse portata via da una particella priva di massa, che poi Fermi chiamò neutrino. Per catturare gli evanescenti neutrini cosmici si sono costruite trappole come questa, che si trova nel laboratorio del Gran Sasso, a grande profondità nel sottosuolo. Bisogna infatti schermare la trappola dai disturbi causati da altre particelle cosmiche. In questo modo si è riusciti ad osservare i neutrini prodotti nelle reazioni nucleari che avvengono nel Sole e nei collassi delle stelle. Ma c'è un mistero intrigante. Il neutrino ha una massa oppure no? È una domanda importante per i fisici perché potrebbe cambiare il destino dell'universo. Se infatti fossero vere le recenti teorie che attribuiscono al neutrino una massa minima, la massa complessiva sarebbe tale che potrebbe frenare fra miliardi di anni l'espansione cosmica e produrre il collasso dell'intero universo su se stesso. Ritorneremo su questo argomento in futuro. Ma nello spazio si trovano altri oggetti molto sorprendenti. Sì, ecco quello che volevo farti vedere. Che cos'è? È una quasar. Un oggetto misterioso e molto arcaico, probabilmente è una galassia in formazione, secondo l'opinione della maggioranza degli astronomi. Cioè stiamo assistendo alla nascita di un'intera galassia? Probabilmente sì. Pensa che ha una dimensione di almeno 100 volte inferiore a quella di una galassia media e brilla 100 o 1000 volte tanto. Ma dove si trova questa quasar? In quale parte dell'universo? È un oggetto lontanissimo. Questa quasar è lontana circa 8 miliardi di anni luce dalla Terra. Ma scusa, se la luce di questa quasar impiega 8 miliardi di anni per arrivare fino a Terra, significa che noi la stiamo vedendo così come era 8 miliardi di anni fa, giusto? È proprio così. Stiamo vedendo un oggetto che oggi è probabilmente molto diverso
che non è più nella stessa posizione o che forse addirittura è scomparso. Dovremmo aspettare 8 miliardi di anni per saperlo. Senti, ma sarebbe possibile avvicinarsi un po' più alla quasar, addirittura entrarle dentro? Beh, viaggiando alla velocità della luce, che è la massima consentita nell'universo, impiegheremmo 8 miliardi di anni per compiere il viaggio. Ma non è questo il problema, perché la nostra immaginaria astronave potrebbe anche arrivarci subito. Il problema è un altro, è che se raggiungessimo la quasar, diciamo, in 2 minuti, non la vedremmo più così, ma la vedremmo come oggi, cioè 8 miliardi di anni dopo. Cioè sarebbe un viaggio accelerato nel tempo e la vedremo evolvere rapidamente mentre ci avviciniamo. Esattamente, sarebbe come andare incontro alle immagini e raccoglierle tutte per strada a altissima velocità. Bellissimo, ci vogliamo provare? Se vuoi proviamo a farlo, dammi il tempo per la preparazione. Beh, credo che sarà un'esperienza unica. Allora, tra poco. Intanto io approfitterei per vedere un altro paio di cose abbastanza sorprendenti sulle quasar, perché esse provocano, tra l'altro, anche dei miraggi cosmici. Si vedono a volte 2 o persino 4 quasar là dove in realtà ce n'è una sola. Come mai? A causa delle cosiddette lenti gravitazionali previste dalla teoria della relatività di Einstein. Vediamo. Tutti conoscono i miraggi. Il più comune lo vediamo in estate, quando il suolo in lontananza ci appare bagnato, un effetto della deviazione dei raggi solari che via via attraversano strati d'aria meno densi in quanto sono più caldi. Anche nel cosmo si verificano miraggi, ma il meccanismo è assai diverso. Si basa sul principio che la materia curva lo spazio come previsto dalla teoria della relatività. Einstein sosteneva che se 2 stelle si trovano perfettamente allineate rispetto a noi, il campo gravitazionale della stella più vicina dovrebbe farci apparire la stella più lontana come un anello. Riteneva però che le probabilità di un buon allineamento fossero quasi nulle. Invece negli ultimi anni si sono scoperte, prima con i radiotelescopi e poi anche con i telescopi ottici, decine di lenti gravitazionali. Le lenti gravitazionali producono una gran varietà di miraggi o di fantasmi cosmici, immagini doppie, quadruple, capovolte, ingrandite, rimpicciolite, ad arco. Nel 1988 si è anche scoperto il primo anello di Einstein. Il grande scienziato era stato troppo pessimista. Vediamo ora se i nostri astronauti sono pronti per il loro viaggio nel tempo verso la quasar. E vedremo quindi condensata in 2 minuti un'evoluzione che durerebbe in realtà miliardi di anni, anzi 8 miliardi di anni. Pronti per partire? Pronti. Ecco, stiamo già accelerando sempre più rapidamente. Tra poco viaggeremo a oltre 150 milioni di anni luce al secondo, cioè oltre 1 miliardo di volte più veloci della luce. Vedi che la quasar sta lentamente trasformandosi. E comincia a prendere forma una protogalassia. La protogalassia si sta ora appiattendo, sprofondando su se stessa, per così dire. E in questo momento si stanno formando le stelle della prima generazione. Quelle più grandi, le supernove, stanno esplodendo, gettando gli elementi pesanti nello spazio. Sono passati 5 miliardi di anni luce, ormai si sono formati all'interno miliardi di stelle e probabilmente miliardi di pianeti, satelliti, asteroidi, comete. Il sistema adesso è pronto per ospitare un'evoluzione più complessa e forse
per vedere apparire da qualche parte la vita. Possiamo diminuire drasticamente la nostra velocità e finire la nostra corsa vicino a un pianeta sconosciuto, nato, così come siamo nati noi, da un'aggregazione di atomi vaganti intorno a un sole. E in questo pianeta, perché no, avrebbero potuto persino apparire forme di vita. Bene, eccoci nuovamente qui al Museo della Specola di Firenze per continuare il nostro viaggio con il pubblico e con gli esperti che stasera sono con noi e cercare di capire un po' meglio le cose che sono state dette in questa prima parte della trasmissione per continuare poi dopo verso i buchi neri. Vi presento subito gli ospiti che sono con noi, naturalmente il professor Franco Pacini, il direttore dell'Osservatorio di Arcetri, la professoressa Margherita Hack, astrofisica all'Università di Trieste, che sono i nostri compagni di viaggio, anche se senza tuta. E poi questa sera abbiamo il piacere di avere con noi il professor Duccio Macchetto, che onora il nostro paese, dobbiamo dirlo, all'estero. Il professor Macchetto è il direttore scientifico all'ESA per quanto riguarda il famoso telescopio spaziale Hubble. E credo che dovremmo fare un applauso per tutto il lavoro che ha fatto, straordinario. Il telescopio spaziale lo vedremo tra poco meglio con tutte le fotografie straordinarie che è riuscito a scattare. E poi questa sera abbiamo in collegamento da Parigi un astronauta molto particolare, un americano, Jeff Hoffman, che ha al suo attivo, pensate, già 5 missioni nello spazio, ma poi soprattutto è uno di quegli uomini che se ne escono dal veicolo, con quelle tute strane, per andare a lavorare nel vuoto. E Jeff Hoffman è proprio uno di quegli uomini che sono andati nello spazio per riparare il telescopio Hubble. Grazie di essere con noi stasera. Professor Macchetto, vorrei subito chiederle, ma questo telescopio straordinario che orbita sopra la nostra testa, cosa riesce esattamente a vedere? Qualcuno ha fatto un esempio dicendo che riuscirebbe a vedere un fiammifero a 100 km di distanza. È così? Quello è un esempio molto giusto e un altro esempio è dire che abbiamo la precisione, una risoluzione tale che potremmo vedere una moneta di 500 lire dalla distanza che va da Roma a Milano. Però non è quello l'obiettivo del nostro telescopio, bensì guardare gli oggetti più distanti nell'universo, le galassie, al momento della loro formazione e le stelle più vicine a noi per capire come funzionano. Ecco, noi abbiamo un breve filmato che mostra proprio che cos'è questo telescopio, soprattutto le immagini che riesce a prendere nel cosmo. Vediamo. Dal 1993, da quando gli astronauti dello Shuttle hanno corretto la sua vista, il telescopio spaziale Hubble ha scattato oltre 100.000 foto e grazie a questo infaticabile lavoro, molti segreti ed enigmi nascosti nelle profondità cosmiche cominciano ad essere svelati. In questi anni gli astronauti sono tornati più volte a sostituire i suoi strumenti di bordo per migliorarne la capacità visiva. E l'immagine del cosmo che emerge da questo sorprendente album fotografico è quella di un universo violento, dove l'energia dei fenomeni è gigantesca se paragonata a quella familiare che il Sole ogni giorno produce. La nebulosa della Clessidra. Gli anelli sono costituiti dai gas espulsi da una gigante rossa che si è trasformata in una nana bianca visibile al centro. Questa strana ciambella è in realtà un disco di polveri e gas al centro della galassia NGC 4261, a circa 100 milioni di anni luce da noi. In mezzo al disco si trova un buco nero che aspira la materia che ruota attorno. E infine
uno scontro frontale fra galassie, la Cartwheel dopo l'incidente cosmico. L'anello che la circonda è composto dai gas e dalle stelle lanciati durante l'incontro ravvicinato con la galassia proiettile. Bene, prima nel filmato abbiamo visto due uomini appesi al telescopio. Uno di questi era Jeff Hoffman. La cosa straordinaria è che Jeff Hoffman ha fatto varie uscite per questa riparazione del telescopio, tre delle quali di ben 8 ore consecutive. Hoffman, ma cosa si prova a essere appesi così nel vuoto? To be outside the space shuttle, floating in space. Anche se ovviamente siamo sempre agganciati ad un piccolo cavo metallico, galleggiare nel vuoto ti dà un grande senso di libertà. Certe operazioni sono di gran lunga più facili. Ad esempio, gli strumenti da installare avevano una massa di centinaia di chili e noi li spostavamo senza problemi. D'altro canto, però, maneggiare oggetti piccoli, come le viti, diventa un'operazione estremamente difficile, perciò è necessario esercitarsi molto. Ma si tratta di un'esperienza magnifica a livello fisico. Ti trovi lassù con la Terra che ti passa sotto, e poi le stelle, gli oceani, il sole. Uno spettacolo incredibile. Sentiamo le domande del pubblico a Jeff Hoffman. Buonasera. Volevo chiederle, lei non ha mai avuto paura di perdersi nel cosmo? Già, perché attaccati là si ha un po' l'impressione che se si sgancia qualcosa viene andati alla deriva. Per quanto riguarda la paura, direi proprio di no. Ci prepariamo molto bene per una missione del genere, ovviamente. Ci troviamo a lavorare in un ambiente dove non sono ammessi errori, né da parte nostra, né da parte dei macchinari e delle apparecchiature tecniche. È un rischio che accettiamo perché ne vale la pena. Un'altra domanda? Buonasera. Vorrei sapere come si proteggono dai detriti che girano in orbita. Già, perché lo spazio è pieno di ferraglia. Jeff Hoffman, avete un sistema per evitare di essere bombardati da queste pallottole? Well, debris, whether it's meteorites... Certo, i detriti, come anche i meteoriti, rappresentano sempre un problema. Ma le nostre tute hanno uno speciale strato protettivo. Le particelle molto piccole si disintegrerebbero prima di raggiungere lo strato pressurizzato. È naturale che se si viene colpiti da un detrito di grosse dimensioni o da una meteora la cosa cambia. Ma anche quando si cammina per strada potrebbe caderci in testa il calcinaccio di un palazzo. Credo che le probabilità siano più o meno le stesse. Fortunatamente lo spazio è immenso. Il problema, del resto, esiste anche quando si è dentro la navicella. Una meteora può sfondare le capsule pressurizzate. Stiamo cercando di costruire degli appositi schermi protettivi per il futuro e anche per ridurre l'immissione di nuovi detriti nello spazio. Un'altra domanda? Buonasera, volevo chiedere a Jeff Hoffman, gli astronauti hanno un codice di segni per intendersi nello spazio oltre che comunicare via radio? Usiamo le radio, sempre le radio. In caso di pane di radio abbiamo sviluppato dei gesti per comunicare, ma in questo caso dobbiamo rientrare pronto alla navetta. Naturalmente questo è un telescopio molto particolare che non possiede una struttura di cui gli astronomi possano manovrare, perché gli astronomi sono a terra. E è una specie di occhio nello spazio. Il cervello si trova a Baltimora e i nostri inviati sono andati a vedere nella sala di controllo come avvengono le manovre. Vediamo. Mi trovo nello Space Telescope Science Institute nel Maryland ed è qui, in questa sala di controllo, che vengono visualizzate le immagini mandate dal telescopio Hubble, che si trova a 500 km sopra la superficie della Terra. Ecco, e qui c'è un modellino del telescopio Hubble. Ecco, come si vede, proprio né più né meno che un telescopio messo in orbita. E questi due enormi pannelli qua non sono altro che i pannelli solari che alimentano gli strumenti e i motori a bordo. Dove si trova adesso questo enorme telescopio? Lo chiediamo alla dottoressa Helen Hart, che coordina, diciamo, questo gruppo di ascolto dei segnali dello Space Hubble. Dov'è il Hubble Telescope esattamente? Il telescopio sta orbitando sopra l'emisfero sud e qui si può vedere un'immagine di dove si trova in questo momento. È all'altezza dell'isola del Borneo
e sta attraversando il Pacifico in direzione est. Ecco, ci può mostrare qualche immagine interessante che ha fatto il telescopio Hubble recentemente? Sì, qui vediamo uno spettacolare panorama della nebulosa di Orione con una fabbrica di stelle in piena attività. È qui che le nubi di polveri e gas si contraggono formando centinaia di stelle. Anche quest'altra nube, dalla bizzarra forma a testa di serpente, è un'altra incubatrice di nuove stelle a circa 7.000 anni luce da noi. Assomigliano a castelli incantati e coralli sottomarini, ma in realtà sono nubi di polveri e idrogeno dentro le quali si stanno formando decine di astri. C'è poi un'altra immagine recente veramente straordinaria. Queste stelle e galassie si trovano a una distanza abissale, 13-14 miliardi di anni luce. Qui siamo veramente ai confini dell'universo. Quali sono i pericoli che deve affrontare il telescopio Hubble? Ci sono dei momenti particolari nella sua orbita che sono pericolosi per la sua incolumità? L'unica cosa di cui ci preoccupiamo veramente sono le meteore. Una volta l'anno, intorno all'11-12 agosto, durante la pioggia delle Perseidi, in questo periodo dell'anno ruotiamo la lente del telescopio verso il basso per proteggerla e ne approfittiamo per fotografare gli oggetti che si trovano in questa direzione. Un'altra domanda? Buonasera. Nonostante le potenzialità di questo telescopio, sembra ci sia in progetto la costruzione di un nuovo telescopio spaziale ancora più potente. Volevo sapere, nel caso appunto sia vero, che cosa ci permetterà di vedere in più di questo. Un nuovo paio di occhiali, professor Macchetto. E questo sarà un grande occhiale perché avrà le dimensioni di circa 3 volte quello del telescopio spaziale Hubble. E poi lo manderete molto lontano dalla Terra. Sì, l'idea non è tanto che debba andare lontano dalla Terra, ma l'idea è che questo telescopio deve osservare nell'infrarosso. La Terra emette molta radiazione nell'infrarosso e ci darebbe una radiazione di fondo troppo importante. Dobbiamo allontanarci dalla Terra per poter osservare. È un po' l'equivalente delle luci della città per i telescopi ottici. Ecco, qui l'infrarosso, il calore, disturba la vista del telescopio spaziale. Dove si situerà? A che distanza dalla Terra? Stiamo pensando a una distanza di circa 100-150 milioni di chilometri dalla Terra. Che è la distanza più o meno dalla Terra al Sole. Al Sole, però nella direzione opposta al Sole, naturalmente. Più o meno in quale orbita? Un'orbita lagrangiana, cioè un punto dove questo satellite, questo telescopio, si muove con la stessa velocità della Terra, pur trovandosi a questa enorme distanza dalla Terra stessa. Senta, cosa riuscirà a vedere, ha chiesto la nostra interlocutrice. Cioè, si riusciranno questa volta veramente a vedere i pianeti di altri sistemi solari? L'idea fondamentale, noi chiamiamo questo un passo verso scoprire le origini delle galassie, come si formano le galassie, le origini delle stelle e soprattutto le origini dei pianeti. Ci sono dei pianeti vicino a stelle, vicino a noi? Probabilmente sì, ma non li abbiamo mai visti e questo telescopio ci permetterà, speriamo, di osservare, di trovare questi pianeti. Jeff Hoffman, questa volta penso che andare a riparare quel telescopio sarebbe un po' difficile a 150 milioni di chilometri dalla Terra. Ah, certamente. Non potremo aggiustarlo, questo telescopio, a meno che si riescano a costruire dei robot che li accompagnino e che intervengano in caso di necessità. Staremo a vedere. Un'altra domanda. Sì, buonasera. Una curiosità, ma una penna in assenza di gravità, com'è che fa a funzionare? Questa è una domanda interessante. Guardi, se la sono posti sin dall'inizio, posso forse rispondere io, perché effettivamente le penne hanno difficoltà a funzionare nello spazio perché in assenza di gravità l'inchiostro non scende. E allora ricordo che già agli inizi delle imprese spaziali la NASA aveva progettato una penna che io avevo avuto in omaggio quando ero andato prima ancora del progetto Apollo e che funziona grazie a un gas interno che crea una pressione artificiale. Credo ancora di avere questa penna a casa. Un'altra domanda? Buonasera, vorrei sapere come è possibile osservare una pulsar che ruota a grandissima velocità su se stessa con un buon telescopio o un buon cannocchiale. Da terra quindi. Professor Pacini, la si vede dal terrazzo di casa con un piccolo telescopio? Beh, no, sono troppo deboli per essere viste con un telescopio di quelli amatoriali.
anche se c'è una storia divertente. Proprio quella pulsar di cui si parlava prima, dentro la nebulosa del granchio, si racconta che una signora, molti anni prima della scoperta, la stava guardando durante una visita all'osservatorio americano di Kitt Peak. E questa qui diceva, ma guardate che quella lì varia, quella lì varia. Beh, non gli hanno creduto, nessuno sa il suo nome, però lei aveva scoperto apparentemente la prima pulsar ed era una persona sfortunata la cui sensibilità oculare era sensibile a questo tipo di variazioni che renderebbero chiunque infelice. Bene, quindi l'astronomia è anche fatta di queste cose. Noi, a proposito della pulsar che abbiamo incontrato prima nel nostro viaggio immaginario, abbiamo visto che questa stella gira rapidissimamente, ma perché gira così in fretta? Allora, qui in studio noi abbiamo preparato, grazie a Paco Lanciano, un piccolo esperimento che permette subito di capire come vanno le cose. Allora, Paco Lanciano, questa sera lei ci ha portato questo piccolo strumento di tortura, che è una sedia montata su dei cuscinetti a sfera, che quindi gira facilmente. Esatto, e ci serve a spiegare perché una stella, quando collassa gravitazionalmente, cioè diventa sostanzialmente più piccola, gira più rapidamente. Come la nostra pulsar. Allora, per far questo lei ha bisogno di una volontaria che gentilmente si presta come cavia di questo piccolo esperimento. Facciamo fare un po' di ginnastica. Allora, grazie signorina, buonasera. Allora, se si vuole accomodare, adesso Paco Lanciano la farà girare. Allora, se tiene i pesi stretti, noi ci accorgiamo che per far girare questa sedia basta una piccola spinta. Se però allarga invece le braccia, per farla girare alla stessa velocità, una piccola spinta non basta. Bisogna dare una spinta maggiore, come se ci fosse una maggior resistenza alla rotazione. Adesso stringa i pesi, diventi più leggera, si vede che la velocità aumenta. Se li allarga di nuovo, la velocità diminuisce. Se li stringe ancora, riprende la velocità. E si capisce così come le pattinatrici riescono a girare rapidamente. Perché si conserva una quantità, che è il momento angolare, e siccome spostiamo la massa, questa conservazione... Vogliamo vedere ancora? Lei ce la fa? Giriamo dall'altra parte? Ecco, quasi si ferma e poi riprende a ruotare. Beh, questo è un effetto estremamente chiaro che spiega quello che avviene nel cosmo. Esatto, succede che naturalmente una stella normale... adesso, siccome la pulsar girava a 30 giri al secondo, faremo una prova a 30, va bene? Va bene. O a 1000 giri al secondo. Perfetto. No, basta così. Grazie Paco Lanciano. Quindi domani in ufficio tutti a provare sulla sedia come funziona. Volete giocare anche? Lei vuole provare? Allora prego, si accomodi. Certo che mancava la dimostrazione. Allora, lei non l'ha mai provato? No. Allora, mi raccomando. Do io la spinta? No, no. Senza responsabilità. Farcela. Pronti? Via! No! Complimenti. Era prossima, lo rifacciamo dall'altra parte. Va bene. Allora... Partiamo con le braccia larghe. Ecco, per la prima volta Margherita in orbita. Grazie. Professor Pacini, lei preferisce rinunciare. Grazie Margherita. Bene, allora passiamo alle ultime domande di questa prima parte. Buonasera. Sono rimasto colpito dal fatto che siamo attraversati da 40 miliardi di neutrini al secondo. Come può accadere ciò senza che venga colpito niente? Senza che ci siano danni. Senza che ci siano danni. Sì, questa è una cosa che sorprende. Soprattutto se il fatto che i neutrini hanno una massa. Già. Ma i neutrini non si sa, non hanno carica e hanno una massa estremamente piccola. Addirittura si pensa quasi zero. Però 40 miliardi al secondo sono tanti. Sì, sono tanti, ma pure non ce ne accorgiamo. È proprio per questo che sono interessanti, è per questo che è aperta la caccia ai neutrini con delle grandi apparecchiature, perché è difficilissimo catturarli. Nel frattempo lei è stato attraversato da qualche milione di miliardi. Infatti quando esplose la supernova nella nube di Magellano, che è visibile solo dall'emisfero australe,
arrivò qualche pacchetto di neutrini, 5, 6, 7 neutrini, in rivelatori che erano tutti nell'emisfero boreale, e che vuol dire che avevano attraversato tutto il diametro terrestre senza interagire con la materia. Quindi trovano lo spazio per passare tra un buchetto e l'altro. Infatti. Quindi sono difficilissimi da captare ed è effettivamente una delle grandi frontiere dell'astronomia, quella di riuscire a captare i neutrini così come si capta la luce arriva, si ferma nel nostro occhio, lo eccita, i neutrini invece arrivano nei nostri apparecchi ma passano in gran parte dall'altra parte e uno è tanto fiero quando ne ha catturati tre o quattro. Cioè è come attraversare i muri, insomma, quindi sì, sì. Nei film di fantascienza. Un'ultima domanda? Buonasera, abbiamo visto che ci sono delle stelle dette vampiro che mangiano le loro compagne. È possibile che dopo averle mangiate esplodano come può fare una supernova? Cioè aumentino la loro massa fino a diventare stelle che esplodono. In linea di massima, sì, dipende dalla natura del compagno. Possono succedere tante cose in questi abbracci fatali fra queste due stelle vicine. Può succedere anche quello che dice lei, seppure probabilmente non è molto frequente, succede anche che ci sia una stella molto vecchia che si trova vicina a una stella giovane, la materia della stella giovane gli cade sopra e la ringiovanisce. Oppure più spesso succede anche nel cosmo. Più spesso succede anche se si hanno delle esplosioni più piccole, quelle si chiamano le stelle nove, che sono dovute proprio alla quantità di materia che una stella succhia all'altra. Cioè quando si mangia troppo si va in digestione e poi si esplode. Bene, io adesso penso che sia ora di raggiungere i nostri inviati nello spazio per continuare il nostro viaggio verso i buchi neri. Quindi raggiungiamo la nostra astronave subito dopo la pubblicità. Che cos'è un buco nero? Perché un buco nero è semplicemente una stella supercollassata. Abbiamo già parlato del collasso delle supernove, cioè quando una grande stella, un grande sole, perde il suo equilibrio interno e rapidamente crolla su se stessa. Un po' come un ombrello che si chiude. Ebbene, come abbiamo visto, tutta la massa si concentra in uno spazio molto piccolo e nasce così una stella di neutroni, dove un cucchiaino di materia pesa come una corazzata. Un buco nero è un po' la stessa cosa, ma con un collasso che si spinge ancora oltre, fino al punto che tutta la massa si trova concentrata in un punto di diametro quasi nullo, dove la densità tende a diventare infinita. È una cosa un po' difficile da capire per noi, è anche difficile da capire per gli astrofisici, perché uno dei problemi principali con i buchi neri è che sono invisibili, perché ingoiano tutto, anche i loro stessi fotoni, quindi non emettono più luce. Ma sono davvero completamente invisibili? Non c'è un modo per scovarli? Il nostro inviato si trova ora in uno dei più grandi osservatori del mondo, quello di Socorro, nel New Mexico, dove tra le tante ricerche di cosmologia si dà anche la caccia ai buchi neri. È un osservatorio molto particolare. Sì, è vero, per vedere interamente questo osservatorio è necessario un elicottero. Perché? Beh, perché è lungo 40 km, cioè è due volte il diametro della città di Roma, è qualcosa di gigantesco. Come puoi vedere è una lunghissima fila di antenne paraboliche. Ognuna di queste antenne ha un diametro di 25 metri e si trova su delle rotaie. E le rotaie disegnano un enorme Y, per così dire, lunga appunto 40 km. Non si tratta quindi di telescopi, ma di antenne paraboliche, lontane parenti di quelle che si mettono sul tetto per ricevere i canali TV via satellite. Con questi radiotelescopi si studiano moltissimi corpi celesti, come radiogalassie e quasar. Alcuni di essi contengono dei giganteschi buchi neri. Possiamo considerare alcuni segnali radio che provengono da questi corpi come un indizio della presenza dei buchi neri. È una ricerca appassionante, ma molto difficile, proprio per le ragioni che dicevi tu prima. Tuttavia qualche risultato lo si comincia ad ottenere. Per cominciare però vorrei farti vedere quello che gli astrofisici ritengono oggi di aver capito sui buchi neri.
Se dalla Terra volessimo lanciare un sasso direttamente nello spazio, dovremmo imprimergli una velocità di 12 km al secondo, altrimenti ricadrebbe inevitabilmente sulla Terra. Se volessimo fare la stessa cosa dalla superficie di una grande stella con una massa 3-4 volte quella del Sole, dovremmo vincere una forza di gravità molto più forte e quindi dovremmo imprimergli una velocità di circa 1000 km al secondo. La luce, che viaggia a 300.000 km al secondo, sfuggirebbe naturalmente senza difficoltà dalla superficie di una tale stella, praticamente in linea retta. Ma quando una stella di tali dimensioni collassa, la sua materia diventa estremamente più densa. La velocità di fuga per abbandonare questa stella collassata aumenta vertiginosamente e supera i 300.000 km al secondo. In altre parole, niente può uscire da un tale astro, neppure la luce, perché la curvatura dello spazio è diventata così forte da richiudersi su se stessa. La stella collassata è così diventata un buco nero che attrae e inghiotte la materia intorno a sé, ma non lascia più uscire niente. Insomma, sembra un bel rompicapo anche dal punto di vista teorico, perché è un buco nero di diametro quasi nullo e di densità che tende all'infinito. Ricorda un po' una di quelle cose paradossali della teoria della relatività. Sì, in effetti è una di quelle cose che si possono concepire solo in astratto, con dei calcoli matematici, e che la nostra mente ha difficoltà a visualizzare razionalmente. Ma quanti buchi neri si pensa esistano nell'universo? Ma nessuno lo sa, migliaia, milioni, forse miliardi, e questo solamente all'interno della nostra galassia. E fino adesso ne sono stati individuati forse 3 o 4. Ogni stella con una massa che è almeno 3 o 4 volte superiore a quella del Sole, morendo si trasforma in un buco nero. E anche il nostro Sole, del resto, se si riducesse a un oggetto di 3 km di diametro, diventerebbe automaticamente un buco nero. Quindi se ne creano in continuazione. Sì, e molti potrebbero essersi creati al momento del Big Bang. Si tratterebbe di buchi neri microscopici, più piccoli del nucleo di un atomo, ma con la massa di una montagna. Che dimensioni ha un buco nero? Beh, ce ne sono di molti tipi. Alcuni, come dicevo, hanno delle dimensioni paragonabili a quelle di un nucleo di un atomo. Altri invece hanno una massa equivalente a milioni di soli, anche molto di più. Senti, e cosa si dice di questa ipotesi di un buco nero al centro della nostra galassia? Già, alcuni dati farebbero pensare che proprio al centro della Via Lattea esisterebbe un enorme buco nero, con una massa di 100 milioni di soli e una circonferenza di addirittura 2 miliardi di chilometri, una specie di colossale mostro del cosmo proprio al centro della nostra galassia. Bene, torniamo ora dai nostri astronauti che si preparano a questa grossa impresa, cioè esplorare da vicino un buco nero, almeno nei limiti del possibile. Dove siete esattamente? Siamo in una zona interna della galassia dove vi sono molte turbolenze. Con l'astronave siamo arrivati proprio in prossimità di un gigantesco buco nero. Ha una massa che è probabilmente 1000 volte la massa del nostro Sole, quindi si tratta di un vero mostro di proporzioni immense. Tra poco, con uno degli astronauti che già si sta preparando, andremo a vederlo a distanza ravvicinata, a bordo di uno speciale veicolo. Beh, praticamente una specie di scialuppa. Più o meno, è un veicolo molto maneggevole, ma dotato di un motore potentissimo per contrastare l'attrazione di gravità del buco nero. Ed eccolo il buco nero, è una specie di vortice, un mulinello gigantesco, dove tutta la materia che si trova nei dintorni viene attratta e inghiottita. Questa è una simulazione grafica di un buco nero che mostra dei getti di gas visibili con speciali filtri. Cioè, quello che vediamo vorticare è la materia ancora visibile, ma quando entrerà dentro la parte centrale sparirà completamente. Sì. È impressionante. La velocità di rotazione è altissima, anche se da qui non sembra. Nelle parti più interne può sfiorare la velocità della luce. Ora mi preparo anch'io e ci rivediamo tra poco. Certo, è incredibile pensare che nello spazio ci siano queste specie di tombini dove la materia sparisce e non si sa esattamente dove va a finire, che cosa diventa. Questa è veramente
una grande sfida per gli astrofisici del futuro, perché capire a fondo i buchi neri forse significa scoprire comportamenti ancora sconosciuti della materia. Ecco, vediamo il piccolo veicolo spaziale che sta ora lasciando l'astronave madre per dirigersi dove? Verso i bordi del buco nero. Ma non c'è rischio che veniate risucchiati dentro? Beh sì, un rischio c'è sempre, ma in un certo senso i bordi di questi buchi neri immensi sono meno pericolosi di quelli piccoli perché la loro densità è minore. Ma senti, se foste risucchiati dentro, che cosa succederebbe esattamente? Beh, non si sa con precisione. Ovviamente nessuno ha mai fatto questa esperienza. E comunque, anche se la facesse, non potrebbe più tornare indietro a raccontare cosa ha visto. Comunque sareste stritolati subito. Sì, verremmo stirati nel senso di marcia fino a annullarci nel punto centrale del buco nero. Mi sembra che non vogliate correre questo rischio. È vero, in questo momento stiamo frenando moltissimo con i motori per sfuggire all'attrazione gravitazionale. Sganciamo la sonda che cercherà di riprendere qualche fuggevole immagine all'interno del buco nero. Ecco quello che ci invia la sonda. È tutto quello che si può vedere. L'immagine, lo vedi, diventa sempre più rossa, sempre più debole. In questo istante la sonda è stata stritolata. Adesso ce ne torniamo subito indietro, se no facciamo la stessa fine. Un'ultima cosa. Qualcuno ha formulato una sconcertante ipotesi, cioè che il buco nero possieda una struttura simmetrica, per così dire, cioè un buco bianco. Infatti, secondo certi modelli matematici, l'ipotesi sarebbe questa. A un buco nero che ingoia materia corrisponderebbe in pratica dall'altra parte un buco bianco che espelle materia. E, dice ancora questa teoria, passando attraverso questa strozzatura si uscirebbe in un punto diverso dell'universo e in un altro tempo. È bene precisare che questa idea è semplicemente il frutto di elaborazioni matematiche, quindi una cosa è poi lavorare sui modelli astratti, un'altra è fare i conti con la realtà. Anche se, bisogna dirlo, la fisica ci ha abituati a dei fenomeni ben strani, come quello famoso della distorsione dello spazio-tempo prevista dalla teoria della relatività di Einstein. Vorremmo ora entrare, seppur brevemente, in questi fenomeni strani. Nella nostra vita quotidiana, noi lo spazio e il tempo li vediamo come due cose diverse. Se per esempio vogliamo andare in macchina da Torino a Milano, beh, sappiamo che dobbiamo percorrere circa 120 km e che il tempo per andarci dipenderà dalla velocità cui vogliamo spingere la macchina. In realtà le cose non stanno così, dice la teoria della relatività. Perché spazio e tempo nella fisica sono legati indissolubilmente. E se noi modifichiamo la velocità, modifichiamo anche lo spazio e il tempo. È una questione un po' complicata, però vale la pena di mettere in evidenza almeno qualche concetto essenziale, perché tutto sommato l'universo in cui viviamo sembra proprio essere regolato da queste leggi. Vediamo in proposito un breve cartone animato che avevamo realizzato con Bruno Bozzetti. Perché accade tutto ciò? Per quale ragione il tempo cambia e le dimensioni cambiano con la velocità? La risposta, in un certo senso, è molto semplice. Le cose in realtà stanno così, da sempre. Siamo noi
a non essercene mai accorti, perché non abbiamo mai sperimentato queste velocità. A questo punto possiamo fare allora un esercizio di immaginazione. Supponiamo che la velocità della luce non sia di 300.000 km al secondo, ma molto più bassa, cioè soltanto 100 km l'ora. Ebbene, in tal caso, noi potremmo sperimentare quotidianamente gli effetti della relatività nella nostra vita di tutti i giorni. Per esempio, potremmo vedere che un'automobile su un'autostrada, man mano che aumenta la velocità, si contrae e non riesce mai a raggiungere i 100 km orari, che diventerebbero un limite insuperabile, poiché per accelerare la macchina a una tale velocità occorrerebbe un'energia infinita e a questo punto anche la massa dell'auto diventerebbe infinita. Potremmo anche vedere che a bordo dell'automobile tutta la vita si svolgerebbe al rallentatore. Tanto più al rallentatore quanto più la velocità viene aumentata. Se quest'auto viaggiasse così per 10 anni di seguito, senza fermarsi, cosa accadrebbe? Ebbene, rientrando a casa e frenando, la lunghezza tornerebbe a diventare quella di prima e anche il tempo a bordo scorrerebbe come prima. Ma mentre per la gente rimasta a casa sarebbero passati veramente 10 anni, per quelli a bordo sarebbe passato molto meno tempo, magari solo 10 settimane o solo 10 giorni, a seconda della velocità. Insomma, gli effetti relativistici non ci sorprenderebbero più se vivessimo in questa dimensione, che in realtà non possiamo sperimentare perché la velocità della luce è per noi troppo elevata. Il tempo e lo spazio non sono cose fisse, assolute, ma sono relative al sistema in cui si muovono. Una sedia non ha sempre la stessa grandezza. Se si muove ad altissima velocità, rispetto a chi la osserva, si schiaccia nella direzione del moto. Un orologio non misura sempre lo stesso tempo. Se si muove a altissima velocità, rispetto a chi la osserva, rallenta sempre più la sua misurazione. Per capire questo nuovo modo di ragionare, bisogna quindi prendere il concetto di velocità come il concetto chiave. Nei nostri sistemi umani, la lancetta si muove solo nella prima parte del quadrante, quindi il tempo e lo spazio ci sembrano fissi e immutabili, ma se riuscissimo a arrivare a fondo scala vedremmo tutto cambiare, sia le dimensioni che il tempo. Noi possiamo benissimo dimenticare questi sorprendenti effetti, perché in realtà viviamo a velocità troppo basse per esserne coinvolti. Ma la scoperta di queste dimensioni rappresenta comunque un grande stimolo culturale, perché ci permette di vedere in modo nuovo e stimolante l'universo in cui viviamo. Questo strano comportamento della materia, che a noi sembra assurdo, ha portato in passato qualcuno a formulare il famoso paradosso dei gemelli. Facciamoci spiegare dal nostro astronauta di cosa si tratta. Beh, è una cosa di cui si è molto parlato, ma ci sono ancora molte discussioni. In pratica, in base alla teoria della relatività, se io accelerassi la mia astronave a una velocità vicina a quella della luce e tornassi sulla Terra dopo 2 anni, sulla Terra magari ne sarebbero passati 20 e quindi troverei te invecchiato di 20 anni. Cioè il nostro tempo personale sarebbe trascorso in modo diverso. Sì, e questa distorsione dipende molto dal livello della velocità. Inizialmente è minima. Poi, man mano che ci si avvicina alla velocità della luce, aumenta in modo esponenziale. Naturalmente noi non possiamo fare qui una prova del genere, perché tu dovresti viaggiare per 2 anni. Ma vogliamo tentare almeno un piccolo effetto visivo? D'accordo. Allora, ecco cosa succederebbe nell'arco di questi 2 anni. Tu rimarresti sostanzialmente uguale, magari con qualche ruga in più. Ma mentre per te passano soltanto 2 anni, per me, per il mio tempo personale, ne passerebbero invece 20 di anni. È come se tu vivessi a rallentatore rispetto a me. E al tuo ritorno, alla fine del viaggio, ecco come saremmo se ci dovessimo incontrare. E qui i grafici si sono divertiti un po'. Questo diverso tempo personale in funzione della velocità relativa
A noi sembra una cosa un po' assurda, ma sperimentalmente esistono oggi delle prove della giustezza dell'intuizione di Einstein. Effettivamente il tempo scorre diversamente a seconda della velocità. Sentiamo il nostro inviato. Il fatto che più andiamo veloce, vicino alla velocità della luce, e più il nostro orologio rallenta può sembrare qualcosa di strano, ma lo si è verificato davvero. Come? Beh, oggi non possediamo un aereo che vada alla velocità della luce, ma possediamo degli orologi molto precisi, gli orologi atomici, capaci di contare addirittura i miliardesimi di secondo. E allora ecco come si è fatto. Si è messo uno di questi orologi su un bombardiere strategico, un B-52, di quelli che portano le atomiche, e lo si è fatto volare ininterrottamente per 24 ore, mentre a terra c'era un orologio gemello che segnava la stessa ora. Quando l'aereo è riatterrato, si sono confrontati i due orologi e si è visto che quello che aveva volato era leggermente in ritardo rispetto al suo gemello rimasto a terra. Un ritardo di qualche miliardesimo di secondo, quindi pochissimo, ma sufficiente per provare che Einstein aveva ragione. Un altro tipo di verifica è stata fatta con le cosiddette particelle subatomiche e con gli acceleratori. E qui ne abbiamo uno particolare, si chiama Daphne. E si trova qui, ai laboratori nazionali di fisica nucleare di Frascati. È in funzione da pochissimo e serve ad uno scopo davvero affascinante, fare scontrare materia e antimateria. E in quel preciso istante si crea dell'energia pura e si possono studiare dei fenomeni molto rari in natura. Negli acceleratori si fanno correre e scontrare delle particelle e si è visto effettivamente che quando le particelle si avvicinano alla velocità della luce, la durata della loro vita si allunga. Ma accadono anche altre cose molto interessanti. Vedete, le particelle vengono fatte correre all'interno di un percorso, di un tubo che si trova proprio qui sotto i miei piedi e che è avvolto da varie apparecchiature, magneti, eccetera. E si è visto che a quelle velocità la massa aumenta, ma la materia si raccorcia nel senso del moto, cioè immaginate di guidare una macchina, di avvicinarvi alla velocità della luce, beh, vedreste che il cofano si raccorcia, il volante si raccorcia, persino il sedile si raccorcia, ma la massa della macchina aumenta fino a diventare quella di un camion. È un mondo davvero affascinante quello che si produce dentro questi acceleratori. In un istante si ricostruiscono dei fenomeni che sono avvenuti un milionesimo di secondo dopo il Big Bang. Daphne in particolare dovrebbe aiutarci a capire meglio perché la materia ha prevalso sull'antimateria dando vita all'universo e quindi anche a noi. Lo spazio e il tempo quindi sono strettamente legati in fisica, non sono due entità separate. Essi sono nati insieme dall'immensa esplosione iniziale che, secondo l'ipotesi prevalente dei fisici, diede origine all'universo, cioè il Big Bang. Sul Big Bang si è detto e si è scritto tantissimo. Molti fisici cercano oggi di immaginare cosa possa essere successo nei primi minuti di quell'esplosione. Noi questa sera, per concludere, vorremmo semplicemente proporvi una piccola ricostruzione. Vediamo. Che cosa vedremmo se con una macchina del tempo, in pochi secondi, potessimo viaggiare a ritroso da oggi a 15 miliardi di anni fa? Ecco la sequenza. Nel primo lungo balzo indietro di 12 miliardi di anni, quello che vediamo è soltanto l'universo rimpicciolirsi e le galassie avvicinarsi l'una all'altra sempre più velocemente. Giunti a 13 miliardi di anni fa, il panorama cambia. Al posto delle galassie vediamo ora un affollamento di quasar, cioè i probabili embrioni delle galassie, ma milioni di volte più brillanti. Mancano 300.000 anni all'istante zero. Comincia a far caldo. La temperatura è di 3.000 gradi. L'universo appare come una palla incandescente di idrogeno ed elio. A meno di 3 minuti dal Big Bang, i nuclei di idrogeno ed elio si sciolgono come neve al sole in protoni e neutroni, e poi in particelle ancora più piccole come i quark. Negli istanti che precedono il punto zero, le quattro forze fondamentali, l'elettromagnetica, la gravitazionale, la nucleare forte e quella debole, si fondono in una sola. In questi ultimi istanti l'universo si espande ad una velocità vertiginosa. Oltre, per ora, non si può andare. I ricercatori arrivano oggi fino a qualche miliardesimo di secondo dal punto zero, ma la nostra fisica non è adatta a spiegare come sono andate le cose al momento stesso del Big Bang.
Il Big Bang è quindi ancora uno degli enigmi della fisica contemporanea, anche se esistono teorie che si spingono fino ai primi milionesimi di secondo. Dovremo perciò aspettare per saperne di più. Fisici e matematici oggi si pongono anche altre domande. Per esempio, quello in cui viviamo è l'unico universo esistente o ce ne sono anche altri? Il nostro potrebbe essere inglobato in altri universi, un po' come in un gioco di scatole cinesi? E le tre dimensioni dello spazio più quella del tempo, che noi conosciamo, sono davvero le uniche dimensioni esistenti? Qualcuno, per esempio, propone dei modelli di universi a molte dimensioni, anche a 11 dimensioni, concetti che noi non riusciamo neppure a visualizzare. Ma c'è anche una domanda più semplice, più importante, che molti si pongono. Che fine farà il nostro universo? Secondo le idee attuali, esistono due possibilità. La prima è che l'attuale espansione continui, rallentando sempre più senza mai fermarsi. In quel caso le stelle esaurirebbero a un certo punto il loro carburante e le luci dell'universo si spegnerebbero gradualmente, come a teatro, lasciando gli astri vagare ormai spenti in un cosmo gelido. L'altra possibilità è invece che succeda esattamente il contrario, cioè che l'universo ricada su se stesso. È un po' come quando si lancia una manciata di ghiaia in aria, i sassolini ricadono a causa dell'attrazione terrestre. Ebbene, anche l'universo, se contiene abbastanza materia, cioè abbastanza forma gravitazionale, potrebbe ricadere su se stesso. Oggi le osservazioni astrofisiche ci dicono che manca una massa sufficiente perché tutto ciò avvenga, ma questa massa mancante potrebbe forse esistere. Sono forse i nostri strumenti a essere incapaci di osservarla. Se per esempio i neutrini possedessero una massa, come si diceva in precedenza, i conti tornerebbero e l'universo potrebbe effettivamente collassare su se stesso. Verso cosa? Verso un punto in cui essere inghiottito e sparire come in un gigantesco buco nero? Oppure potrebbe riesplodere in un nuovo Big Bang? E in tale caso sarebbe l'inizio di un nuovo ciclo di espansione, per tornare poi nuovamente a collassare? Un respiro cosmico, per così dire, o meglio un universo oscillante, come viene chiamato? Bene, eccoci nuovamente di ritorno al Museo della Specola di Firenze per commentare tutte le cose che abbiamo visto e sentito con il nostro pubblico, chi farà delle domande, i nostri esperti, che vi ricordo sono il professor Franco Pacini, il direttore Arcetri, la professoressa Margherita Hack, astrofisica di Trieste, e il professor Duccio Macchetto, che è responsabile del programma NASA del telescopio spaziale. Bene, dunque di argomenti ne abbiamo visti tantissimi, penso che ci sono numerose domande. Prego. Buonasera, volevo sapere che fine fa la materia che viene inghiottita da un buco nero, che voi avete definito come tombini cosmici, praticamente se si annulla o si trasforma in qualcos'altro dopo questo passaggio. Ecco, quando vanno nel tombino del buco nero cosa succede? Questi atomi, questa materia. Beh, la materia, quando cade il buco nero, smette di essere la materia che noi conosciamo. E l'unica proprietà di questa materia, dopo che è caduto in questo buco nero, è quello di avere la forza e l'attrazione della gravità. È l'unica cosa che rimane, ed è la cosa importante, perché a misura che si aggiunge questa materia al buco nero, il buco nero stesso diventa più grande, nel senso che ha sia una dimensione più grande, ma anche una gravità più grande. Quindi cresce in un certo senso. Cresce il buco nero. E quindi ci sono buchi neri più piccoli e più grandi. Ma questa materia dove va a finire? Cosa diventa? Diventa energia? Diventa energia gravitazionale. Diventa, tutta la sua proprietà è quella di avere l'attrazione della gravità. Non ha nessun altro proprietà fisica, così come noi conosciamo la proprietà fisica della materia normale. Un'altra domanda. Buonasera, vorrei sapere se è possibile stabilire quanti buchi neri ci sono nell'universo. Beh, diciamo nell'universo forse è difficile dirlo, però è probabile che quasi tutte le galassie, o perlomeno molte galassie, abbiano un buco nero nel loro centro. Si pensa che la nostra galassia contenga pressappoco alcune centinaia di miliardi di stelle e fra 10 e 100 milioni di buchi neri. Quindi di buchi neri ce ne sono fra 10 e 100 milioni, quindi ciascuno può scegliere il buco nero dove buttare la persona che gli è antipatica. Sappiamo anche che ci sono circa 100 miliardi di galassie nell'universo.
Quindi un numero sterminato di buchi neri. C'è spazio per tutti. C'è spazio per tutti. Senta, tra l'altro io ricordo che tanti anni fa Arno Penzias, che ebbe il premio Nobel per aver scoperto la radiazione di fondo, mi fece un esempio che mi colpì molto. Prese un sasso per terra e mi disse, vede questo sasso, se io avessi abbastanza forza nella mano per stringerlo, diventerebbe un buco nero. È così? È proprio così. Ci vuole molta forza e alla fine sì. Il buco nero sarebbe molto molto piccolo come dimensioni, invisibile. Dobbiamo pensare per esempio che se la nostra Terra avesse fuori un gigante che fa lo stesso scherzo e comprime la nostra Terra diventerebbe, mi sembra, un buco nero quando il suo raggio fosse circa un centimetro. Bene, lì non potrebbe buttarci dietro nessuno che lo accelererebbe. Un'altra domanda? Buonasera. Volevo sapere se è possibile che un buco nero possa morire, ecco. Ma in realtà un buco nero è già un cadavere. Gran parte dei buchi neri in giro sono cadaveri di stelle. E i buchi neri vivono del tutto tranquilli e non si muovono, sono morti a tutti gli effetti, finché sono nei vasti spazi fra stella e stella. Quando il buco nero invece resuscita è quando vicino si trova un'altra stella. Oppure quando si trova in una zona dove c'è un po' di affollamento di gas o cose del genere. È un po' come quei coccodrilli che fanno finta di dormire e appena si avvicina qualcuno, trac! Grazie. Una domanda? Buonasera. Abbiamo visto che un buco nero assorbe tutta la luce intorno, quindi non è individuabile tramite i sistemi ottici convenzionali. Volevo sapere quali erano i sistemi tramite cui possiamo effettivamente individuarne uno. Se il buco nero non si vede, come si vede? In realtà quello che vediamo non è il buco nero, vediamo quello che sta attorno al buco nero, l'effetto del buco nero nei suoi dintorni. A misura che si avvicina al buco nero, si vedono allora due cose fondamentali. Un aumento della velocità del gas e un gas sempre più caldo. Non sappiamo se è un buco nero, non lo possiamo dimostrare, ma abbiamo tutti gli elementi. Abbiamo il gas ad alta temperatura, abbiamo l'alta velocità. Per cui concludiamo che è un buco nero. Vediamo solo l'ombra che cammina, ma non l'assassino. Un'altra domanda? Buonasera, vorrei sapere se dentro un buco nero il tempo scorre in modo diverso dal nostro. Chi lo sa? Beh, diciamo, in presenza di un campo di gravità questo succede. Il tempo per noi sembra scorrere per tutti uguale, perché noi ci muoviamo a velocità molto bassa. Se invece ci muoviamo ad altissima velocità confrontabile con la velocità della luce, il tempo scorre diversamente e differisce dal tempo che noi misuriamo. Questa è la relatività, la prima relatività che è quello che abbiamo visto nel cartone animato. La seconda cosa è che lo stesso fenomeno succede in presenza di un'alta gravità, quindi il tempo in prossimità di un buco nero scorre diversamente dal tempo come noi lo misuriamo. Ecco, per noi è sempre un po' difficile visualizzare questi concetti che sono... Perché non viviamo in un buco nero. Perché non viviamo in un buco nero. E non viviamo neanche in un grande campo gravitazionale. Allora, Paco Lanciano ha preparato un piccolo marchingegno per spiegarci quello che avviene quando si crea un campo gravitazionale. Vediamo qui questo telone che ha preparato. Allora, cosa vedremo qui? Allora, abbiamo rappresentato lo spazio in due dimensioni con questo telo. Qui se lanciamo un corpo, ovviamente il corpo continua nel suo modo rettilineo uniforme, cioè vale il principio di inerzia. Ma cosa succede quando mettiamo una massa? Un sole, per esempio. Un sole in questo telo. Bene, il principio di inerzia continua a valere, però quello che osserviamo è che un corpo lanciato percorre un'orbita, torna nella mia mano. Qui, cioè, si è creato un campo gravitazionale che attrae, in questo caso le palline, ma i pianeti solitamente. Noi, questa è una rappresentazione, come un se potessimo... Anche nel sistema solare succede questo. Vederla, diciamo, del potenziale gravitazionale, cioè del campo che crea una massa, come il Sole, e che tiene i pianeti in orbita. Naturalmente qui abbiamo dell'attrito, e quindi le palline tendono a cadere. Invece lo spazio non c'è, e quindi i pianeti continuano a orbitare attorno al Sole. Naturalmente tutto il cosmo è pieno di questi campi gravitazionali, ed è dal gioco di queste attrazioni che poi si mantiene l'equilibrio. I pianeti attorno al Sole, i satelliti attorno ai pianeti. Allora, cosa succede se invece mettiamo qui un buco nero, che naturalmente è difficile da rappresentare perché sarebbe di una massa straordinaria? Invece abbiamo un peso da pesista che ci deforma molto di più lo spazio. Bene, quello che succede è che i corpi, soprattutto a grande distanza, continuano a orbitare, come abbiamo visto, attorno al Sole. E vengono attratti violentemente all'interno. Vengono attratti violentemente ed emettono energia, come abbiamo sentito,
tendono a scaldarsi e emettere sempre più energia, questo gli fa perdere energia nel loro modo e quindi tendono a spiraleggiare, a cadere dentro il buco nero. Oh, la cosa importante da dire è che questo fortissimo campo gravitazionale al suo interno finisce per modificare anche il tempo. Sì, deforma sia lo spazio che il tempo, in un modo per noi difficilmente immaginabile. L'orologio lì dentro funziona funziona in un modo diverso rispetto all'orologio al nostro polso. Diciamo che non possiamo più utilizzare i concetti che utilizziamo nella nostra vita quotidiana. Lì è tutto completamente deformato. Grazie. Insomma, in natura avviene qualcosa di cui non ci accorgiamo nella nostra vita quotidiana, cioè la gravità, lo spazio, il tempo, la velocità, sono legate, un po' hanno, come dire, un sistema di vasi comunicanti che li unisce. Oggi noi vediamo la materia sotto tanti aspetti, conosciamo molte forze. Una volta, inizialmente, si pensa all'universo fosse una zuppa di particelle, quark, elettroni e fotoni, cioè luce, e governati da un'unica forza. E poi si sono separate. Poi si sono separate. Però sono sempre collegate. Sì, però abbiamo la complessità che vediamo oggi. Una cosa che spesso ci si chiede è: ma cosa succede a quel gemello che viaggia al rallentatore, per così dire, cioè rallenta il suo processo di invecchiamento? Vuol dire che, per esempio, il suo sangue circola più lentamente, che il suo pensiero è più lento, oppure vuol dire che il suo tempo relativo rimane per lui uguale, ma è diverso rispetto a chi lo vede poi sulla Terra? È proprio l'ultimo, cioè è il tempo che trascorre in un modo diverso, i tuoi processi fisici trascorrono normalmente in quel sistema lì, nella navicella trascorrono esattamente come si trascorrono sulla Terra. Cioè è come se entrasse in un'altra stanza, difatti, dove gli orologi girano in un modo diverso. È tutto lì. Quindi lui vive la sua vita normale, però si accorge di essere un altro piccolo universo, diciamo, dovuto alla velocità. Senta, a proposito di questo famoso paradosso dei gemelli e soprattutto degli effetti relativistici che si producono a alte velocità, c'è una cosa che stupisce, l'abbiamo vista anche nel cartone animato, e cioè che nella prima fase di accelerazione quasi niente avviene, ma man mano che si avvicina alla velocità della luce, gli effetti sono sempre più marcatamente forti. Allora, come mai questo avviene? Noi abbiamo pensato di visualizzare questo concetto con un esempio, quello della calamita. Vediamo questo piccolo cartone animato. Cioè prendere un oggetto di metallo e avvicinarlo pian piano a una calamita. Quando è a un metro, l'effetto di attrazione non si avverte, anche se in teoria esiste leggermente. A mezzo metro, neppure. E neppure a 20 centimetri. Ma man mano che ci avviciniamo, questa attrazione si comincia a sentire e aumenta sempre più. Nell'ultimo centimetro diventa molto forte e nell'ultimo millimetro fortissima. Nell'ultimo millesimo di millimetro poi diventa quasi irresistibile. Per gli effetti relativistici avviene un po' la stessa cosa. Con la velocità dell'automobile siamo qui. Con quella del razzo interplanetario, qui. Cioè in un punto in cui in teoria l'effetto relativistico esiste, ma è inavvertibile. Soltanto se disponessimo di astronavi capaci di avvicinarsi alla velocità della luce, entreremmo nel campo degli effetti molto evidenti. E basterebbe ogni volta un piccolo avvicinamento in più per moltiplicare questo effetto e amplificare così le conseguenze. Secondo una tabella approssimativa, infatti, supponendo che un'astronave parta oggi e torni tra 1000 anni, viaggiando sempre a 294.000 km al secondo, il tempo relativo a bordo sarebbe di 200 anni. Ma basterebbe accelerare di poco, cioè arrivare a 299.792 km al secondo, per ridurre il tempo a soli 2 mesi. Basterebbe poi accelerare di pochissimo, cioè soltanto di 4 cm al secondo, per scendere a soli 3 giorni di tempo relativo a bordo. Beh, un'altra domanda? Buonasera, volevo sapere se oltre al nostro universo c'erano altri universi. Questa è una domanda metafisica. C'è chi suppone, ma dico non è più fisica e metafisica, che possa esistere uno spazio-tempo illimitato in cui possano sorgere qua e là tanti universi. E il nostro, quello che noi osserviamo, sarebbe uno dei tanti. Grazie. Ma in realtà ci sono dei modelli fisici attuali, moderni, che
prevedono che ci sia più di un universo, anzi ci sono dei modelli che prevedono un'infinità di infinito di universi che continuano ad espandersi per sempre. Tanto non costa niente, perché il non problema, si passa un pezzo di carta. Il problema è che non lo possiamo né sapere né possiamo comunicare con quegli altri universi, per cui la conoscenza di questi altri universi rimane sempre al di là perlomeno delle nostre conoscenze attuali. Ecco, però la cosa interessante è che questo modo di ragionare, queste informazioni, queste scoperte, questi nuovi orizzonti che la fisica ha aperto, in fondo sono molto recenti, perché se noi guardiamo anche questa sala, se guardiamo questi strumenti, ci rendiamo conto che in qualche secolo la nostra visione del cosmo è cambiata enormemente. Allora, alcuni mi hanno chiesto, ma cos'era quella grande sfera al centro del vostro studio? Bene, quella era una sfera armillare, cioè era un modello del mondo, dell'universo, così come lo si rappresentava soltanto qualche secolo fa. Questo bellissimo oggetto esiste qui a Firenze, la nostra naturalmente era una copia, quella che avevamo in studio, al Museo della Scienza, e per la cortesia del direttore dottor Carluzzi abbiamo potuto stamattina proprio andarlo a vedere e capire che cosa era la visione del cosmo non moltissimo tempo fa. Vediamo. Quindi questa è una sfera che è stata costruita alla fine del Cinquecento da maestri della sfera qui a Firenze e che rappresentava a Margherita Hack il cosmo così come lo si concepiva allora. Nel Cinquecento e addirittura fino alla fine del 1600. E infatti rappresenta il sistema tolemaico con la Terra al centro dell'universo e circondata, questi cerchi inclinati che vedete sono le orbite dei pianeti. Pianeti che erano la Luna, Mercurio, Venere, in quarta posizione il Sole. Quindi il Sole era considerato un po' come la Luna, un pianeta che girava. Giove e Saturno, e la cosa interessante, il sistema solare. La cosa interessante è che l'ultimo cerchio, quello esterno, è quello delle stelle. Delle stelle fisse, e rappresentavano proprio una specie di volta, di cupola, che inglobava la Terra, inglobava tutto l'universo. Lì finiva l'universo. Ecco, c'è da dire che questo modello ha resistito per tantissimo tempo, da Tolomeo in poi, da Aristotele addirittura. E come mai malgrado Copernico, poi Galileo, avessero mostrato che le cose stanno diversamente, ha continuato a resistere questo modello? Perché intanto c'era l'illusione dei sensi, noi vediamo per effetto della rotazione della Terra la volta celeste si sposta da est a ovest, mentre in realtà è la Terra che ruota da ovest a est. E poi c'era il fatto, l'obiezione più forte era della velocità. Sapevano già allora gli antichi che la Terra ruotava a circa mezzo chilometro al secondo, che vuol dire 1800 chilometri all'ora, quindi una velocità notevole, molto forte per l'epoca, e si domandavano ma come mai non ci sono venti, cicloni, tempeste dovute a questa po' di velocità. Non solo, ma c'era la rotazione della Terra. Poi c'era la rivoluzione intorno al Sole, che avviene a 30 km al secondo, allora pensavano fosse un po' meno, ma comunque questo vuol dire quasi, anzi più di 100.000 km all'ora. E all'epoca dei cavalli questa era una velocità che avrebbe dovuto creare inconcepibile. Dei venti terribili. Terribile. Allora, la cosa curiosa è che la Terra è rappresentata così grande, e l'universo è semplicemente un contorno. Un contorno, la Terra era l'universo. Mentre oggi sappiamo che veramente quella palla al centro è un granellino dell'universo, un minuscolo granellino insignificante, e anche il Sole è una stella media, un cittadino medio della nostra Via Lattea. Tra i miliardi e miliardi di soli sparsi ovunque. Sì. Bene, siamo in chiusura, le ultimissime domande. Sì, buonasera. Volevo sapere qual è l'oggetto più lontano dalla Terra che sia mai osservato fino ad ora. Due settimane fa hanno scoperto delle galassie che sono a 14 miliardi d'anni luce se l'universo ha un'età di 15 miliardi d'anni, per cui stiamo arrivando al momento in cui le galassie stesse incominciano a formarsi, e questa è la cosa interessante con il nostro telescopio e con i grandi telescopi da Terra. Incominciare a vedere il momento di formazione delle galassie stesse. Non si riesce ad andare indietro fin quasi al Big Bang? Non con osservazione di oggetti, però siamo andati fino quasi al Big Bang osservando invece il momento in cui la materia e l'energia si sono separate. Abbiamo osservato quello che succede 300.000 anni dopo il Big Bang con i telescopi. Quindi siete vicinissimi al Big Bang, ma non ci si arriverà mai, proprio concettualmente.
Senta, un'ultima domanda vorrei farla io a lei, professor Macchetto. Questo telescopio spaziale Hubble straordinario l'abbiamo visto, ma se non guardasse lo spazio, ma se venisse rivolto verso Terra, cosa vedrebbe? In realtà se lo potessimo puntare sulla Terra fisso su un punto, riusciremmo a vedere qualcosa dell'ordine di 10 centimetri. Cioè una matita? Una matita, la targa della macchina o cose simili. Ma ci sono altri aggeggi che girano attorno alla Terra e che lo stanno facendo, che lo stanno, si fa anche meglio di noi. Anche meglio. Cioè arrivano a quanto questi satelliti? 2 centimetri. Cioè dallo spazio si vede un oggetto di 2 centimetri. È terribile, perché il professor Macchetto si trasformerebbe in un paparazzo. Quindi diciamo ci spierebbe tutti. Io che volevo andare sulla Luna, lui mi ha detto prima che sulla Luna lui è in grado di vedere qualcuno grande 2 metri, e quindi anche sulla Luna molti di noi non ci possono andare perché col telescopio spaziale i paparazzi di Baltimora riescono a... non ci riesce a sfuggire. Bene, io vi ringrazio molto della vostra cortesia e ringrazio anche il nostro pubblico. Siamo in chiusura, quindi noi ci rivedremo la prossima volta con altre domande, con altri interrogativi, anche con altre risposte, sia pure parziali, perché la scienza è sempre in movimento. E quindi ogni domanda, ogni risposta pone poi 2 domande e forse 2 risposte. Grazie a tutti, ecco quello che vedremo la prossima volta. Nella prossima puntata, un viaggio nel futuro alla scoperta delle grandi strutture che un giorno potrebbero orbitare intorno alla Terra, come le stazioni spaziali di prossima generazione o i laboratori per la produzione di materiali speciali e di energia. Più in là nel tempo sarebbe forse possibile costruire strutture rotanti per creare una gravità artificiale. A bordo di queste immense stazioni potrebbero esservi persino zone per rilassarsi e divertirsi. Spingendosi ancora oltre nel futuro, si possono immaginare vere e proprie colonie spaziali già progettate da ingegneri, capaci di contenere milioni di persone, con prati, alberi e laghi.